Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky in line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office, more than once actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. Eighteen plus. Terms and conditions apply. See website for details. Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. No by law. See terms and 18 Oggi parleremo di una storia non comune, ma che potrebbe rappresentare molti, per via di alcune decisioni. Quando si decide di avere un figlio, la vita cambia del tutto, fino a quando la radiografia non rivela la verità, si rimane in ansia, ad aspettare che tutto sia andato come previsto. Ma se la vita decidesse di fare uno scherzetto... Se decidesse magari di sconvolgere i vostri piani da genitori... Ciao a tutti dal vostro raccontastorie di quartiere in questa nuova incredibile vicenda dal mondo piena di sorprese. Come sempre, se siete seduti o sdraiati o una mezza via quindi seduraiati, partiamo. Prepararsi ad avere un nuovo arrivo in famiglia non è semplice. I primi tempi ci sono le preoccupazioni più basilari, come arredare una stanzetta carina, comprare i vestitini o preoccuparsi di come gestire la salute del neonato... Insomma, questa è la superficie, ma che dite della parte da cui inizia davvero, dalla gravidanza? È lì che ci sono le sorprese maggiori, a volte belle, altre volte brutte. La nostra storia di oggi si focalizzerà prima su questo punto, poi su un altro punto con un colpo di scena inaspettato. Parliamo dei due protagonisti, che sono Lauren e David Perkins da Houston. Sono una coppia come le altre, ma diventati famosi nel mondo grazie a un evento inaspettato e alla loro storia. Si sono conosciuti da giovani e il loro amore è ancora oggi molto attivo. Ma c'era stato un periodo nella loro vita dove hanno affrontato una crisi senza precedenti che stava anche per dividerli. Dopo il matrimonio da favola che avevano avuto erano passati ben cinque anni. Era arrivato il momento per loro di metter su famiglia. Alcuni pensano semplicemente a godersi la vita e viverla appieno, e per questo motivo preferiscono non averne. Ma Loren e David erano un po di vecchio stampo. Volevano la famiglia tipica, massimo tre figli, e trasmettere qualcosa alle generazioni future, in modo da tenere impressa la loro storia. Così decisero di provarci. Il problema è che da qui cominciarono le brutte sorprese. Ci provarono per mesi e mesi, ma senza buoni risultati. Alla fine ottennero una risposta dai medici. Lei non potrà avere figli, signora Loren. Quelle parole potrebbero distruggere qualunque aspirante madre e qualunque padre sognatore che si aspettava di prendere in braccio una nuova vita. Insomma, la notizia li aveva sconvolti davvero. Molti non sanno cosa si provi in certe situazioni. E parenti e amici mettono spesso bocca alla cosa senza pensarci e ciò faceva stare anche peggio la coppia. Essere consolati era quasi un incubo ai tempi. In più la situazione domestica non era delle migliori. Lorenz si sentiva in colpa spesso. Pensando fosse un problema solo suo. David sapeva che non era così, ma non riusciva a parlarle per darle conforto perché era nel suo mondo, sperando un giorno le cose cambiassero. Piano piano stavano smettendo quasi di parlare in casa, ma un giorno si erano finalmente decisi a fare qualcosa. Non potevano continuare così. Piuttosto che mollarsi, però, volevano provarle tutte per rimanere insieme e sperare di riallacciare quei rapporti persi. Decisero di fare una piccola vacanza in Nicaragua lontani da tutto e tutti. Doveva essere solo una vacanza per ritrovarsi, e così fu. Mentre erano lì, però, incontrarono un signore strano, una specie di veggente, che gli disse «Qualcuno lassù ha grandi progetti per voi, non so quali, ma sono grandi». La frase li lasciò un attimo stupiti, perché finora tutti i progetti grandi erano stati distrutti sul nascere. Da allora i giorni passarono, e così anche i mesi. E alla fine, dopo aver ritrovato un po la serenità, decisero di ricorrere a metodi alternativi per avere il bambino tanto desiderato. Provarono la fecondazione in vitro, che consente a tanti genitori di diventare tali. Una rivoluzione che negli anni ha funzionato abbastanza, perciò si rivolsero a medici esperti del settore. I costi erano elevati, ma forse ne valeva la pena. Se non avesse funzionato, avrebbero optato per l'adozione. Dopo poco tempo era accaduto il miracolo. Finalmente Loren era incinta, non potevano essere più contenti, sembrava che ogni dolore passato fosse sparito. Ma non è finita qua. Ovviamente durante ogni gravidanza c'è una piccola sorpresa, un momento di vera tensione. La prima volta che il medico aveva controllato il bambino era sano, non volevano sapere il genere per non rovinarsi la sorpresa, ma nei giorni più avanti Loren si sentiva molto molto più affaticata del solito. Addirittura al terzo mese si sentiva quasi scoppiare, non era normale. Eppure mangiava correttamente, come avevano detto all'ospedale, cioè il necessario per due vite. Così un giorno, sulla soglia della porta di casa, era quasi svenuta. Per fortuna, David era lì a soccorrerla e portarla subito dal medico. Qui ebbero la più grande delle sorprese. Non era solo un bambino, erano ben sei. Come diavolo era possibile? Sei bambini stava aspettando. Una situazione fuori dal comune. Non erano pronti a tutto ciò, ma si misero a piangere entrambi per la gioia. Il medico però non aveva concluso, poteva non essere semplice. Le probabilità che ben sei bambini sopravvivessero erano basse e quindi aveva consigliato una procedura per tenerne massimo tre. Ma per loro non erano dei giocattoli da buttare via, erano la speranza che attendeva da tanto. Perciò prese una decisione coraggiosa, fare un cesareo quando sarebbe arrivato il momento. Dopo gli ultimi mesi nacquero finalmente tre maschi e tre femmine, Andrew, Benjamin, Caroline, Lia, Alison e Levi. Moltissimi medici erano attorno a loro durante l'operazione perché è un evento più unico che raro. Fu uno dei giorni più duri, ma allo stesso tempo più belli che avessero mai passato. Finalmente il loro sogno poteva diventare realtà. C'erano però ancora molti problemi. I bambini dovevano essere intubati per un certo periodo: un parto cesareo non è semplice, specialmente se ci sono ben sei bambini in mezzo. Dovettero tenerli per settimane dentro l'ospedale prima di poterli dare a casa ai genitori. La madre era sempre molto positiva sulla situazione, non voleva pensare al peggio. Dopo circa un mese, cinque neonati uscirono. Ma Lia, la sesta arrivata, rimase lì per quattro mesi. Il motivo era semplice, ma allo stesso tempo triste. Era in condizioni davvero critiche, più critiche degli altri. Non aveva ricevuto i nutrienti necessari, e perciò faceva fatica anche solo a respirare all'inizio. Anzi, secondo i medici era difficilissimo vederla nell'utero, ma in qualche modo grazie alla sua incredibile forza di volontà è riuscita a imporsi, uscendo anche lei. Da lì cominciarono altri problemi. Alla fine la piccola Lia era nata con una disabilità non riusciva a muoversi facilmente, il suo cervello non era del tutto sviluppato. Non può partecipare a tutte le attività con gli altri suoi fratelli e sorelle, ma ce la mette davvero tutta. Va in una scuola diversa dalla loro, dove viene seguita costantemente con maestre diligenti che hanno a cura altri bambini simili a lei. Come avrete intuito, la vita non è semplice per questi sei piccoletti e la loro mamma. Ogni giorno quest'ultima affronta una situazione diversa. Pensate che ai primi tempi faceva fatica ad allattarli. Aveva creato poi una culla gigante insieme a suo marito. Anzi, più che culla, era una specie di zona tipo quella nei centri commerciali dove si lasciano a volte i bambini. In questo modo, con il cancello chiuso, poteva sorvegliarli quando erano molto piccoli. Eravamo scioccati i primi tempi e letteralmente distrutti, sia fisicamente che mentalmente, dissero in un'intervista a BBC. Non potevano crescerli senza aiuti esterni, così si erano rivolti a persone capaci che a volte li accudissero. Fortunatamente lo Stato aveva anche un fondo per famiglie in questo tipo di situazioni, così hanno ricevuto i soldi necessari a crescerli. Le persone ascoltano e leggono la nostra storia fino alla parte della nascita, ma poi non si chiedono come sia la vita vera con sei figli. Sono sicuramente stupendi e li amiamo con tutto il cuore, ma a volte avremo bisogno di un po' di tempo per noi. Non riusciremmo però a fare a meno delle loro risate, dei loro pianti e delle loro urla per troppo tempo. Tutti vanno a scuola e la vita della coppia non sarà più la stessa, di sicuro, ma Lauren e David non si pentono delle loro scelte. Se non avessero scelto il Cesare, alcune vite non sarebbero qui. Questo insegna come la vita a volte possa sorprendere in modi che nemmeno ci immaginiamo. All'inizio avevano zero possibilità di avere un figlio, ma poi ne sono arrivati più del previsto. Non per questo però bisogna mollare. Con questo concludiamo, e voi di che opinione siete? Un giorno vorreste avere degli eredi? Fatemelo sapere nei commenti. E se il video vi è piaciuto, lasciate un bel like, noi ci sentiamo alla prossima gente. Stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.